La linea lì c'era un po' preoccupata, diciamo, per dire che ho detto, immaginiamo adesso di propinarvi ognuno di noi, quei 3 minuti non te l'abbiamo rispettati nessuno, per cui ho detto oddio, qua che diventa, effettivamente ero un po' preoccupato. Invece dalle vostre domande, ve ne sono grato, ho compreso che non solo c'è l'interesse, ma c'è la voglia di dire cose che non mi permetto di dirvi che sono scontate, assolutamente, però obiettivamente ne parliamo da tanto, tutti pensiamo che il merito dovrebbe essere la cosa fondamentale, oggi più che mai dobbiamo guardare per facciare, cioè non ce n'è da fare, alla fine quello che si può fare è vero tornare al territorio, è vero rimettere mani a una legge elettorale, perché molte volte per esempio la legge elettorale viene un po' quasi vista con superficialità, le leggi elettorali fanno invece le storie e le fortune di un paese, perché è da lì che si va a creare il merito, da lì si può creare altro, altrimenti non è possibile. Come sinceramente io sono perfettamente d'accordo sull'intervento che riguarda l'Europa, però obiettivamente io la pensavo così un po' di anni fa e hai pienamente ragione. Oggi abbiamo un bisogno dell'Europa che non possiamo proprio metterci neanche di metterci a discutere con loro o pensare se l'Europa sia Europa. Cioè sono cambiati i tempi, un altro mondo, cioè tutta un'altra storia, anzi oggi dell'Europa stanno tutti aspettando PNRR perché sarà un'opportunità per rimettere in moto l'economia, noi avremo il giubileo. No, io non faccio polemica, ma mi dico, ho detto la penso. Non ho capito. Sì, d'accordo, però le potremmo spendere, poi chissà, ecco, lì c'è ragione sul merito il sindaco perché dice no, riusciremo a spendere. No, guardate, io non veramente assolutamente sul fatto, sono anch'io uno che dice viva l'Italia, assolutamente. No, mi scusi, però la interrompo un secondo. Io non sono contraria all'Europa, però cominciamo anche nel dire e cominciamo a far capire che l'Europa non può neanche gestire tutta la coinvolgibilità di intere nazioni. Allora, che l'Europa è importante, il continente europeo peraltro è fantastico, l'Italia ne fa parte, va tutto bene, però insomma che ci dobbiamo ridurre poi sempre a testa china ad ogni cosa che ai vertici europei viene proposto, gestito, consigliato e comandato, è insomma anche no. Anche non sono d'accordo, vado pure oltre, cioè, la mia idea che l'Europa l'unica cosa che ha fatto doveva essere, dopo tutto il resto è stata fatta la moneta unica, per cui assolutamente la penso peggio di voi, questo, assolutamente, finché non avrà una difesa, un bilancio comune, non sarà federale, lo so, però vi dico oggi, cioè se vogliamo guardare le cose per come stanno in faccia, dico, non è, sinceramente, cioè non è il momento questo di parlare del rapporto con l'Europa. Ma perché è bello secondo voi che noi stiamo assistendo agli Stati Uniti che decidono loro sull'Ucraina quello che dovremmo fare? Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. E che faccio? Che faccio? Come no? Ma faccio così? No, perché mi devo dire? Guardate, no! L'Europa può essere una risorsa straordinaria, non è stata per niente fino ad oggi, in questo momento non abbiamo bisogno, è tutto qua, non è che mi sento di dire altro. Ne abbiamo bisogno, ma manteniamo un minimo di Io sono perfettamente d'accordo, non è che vi posso dire, vi sto dicendo che l'Europa è stata la panacea di tutti i mali, no, però vi dico che ad oggi dell'Europa c'è bisogno. Ma c'è bisogno grazie a voi politici. Vabbè, però che a voi politici, però mi sembra un politico, ma scusami tanto, non è che io sto lì a decidere l'Europa come si fa, ho tanta considerazione di me stesso, ma permettimi, non è che io sto là con la bacchetta magica, no? Ma domani facciamo l'Europa così. Insomma, un po' diversa da quello. La domanda della signora è stata: come fate voi a dire qui facciamo, diciamo, quando non siete padroni neanche di decidere voi stessi? Ognuno deve sapere dove può arrivare. Questa è la domanda e non avete risposto. Però
Ok. No, non è che No, dei soldi. Come fate voi? Adesso qui avete fatto un bel dibattito, no? Noi faremo, diciamo, tutte belle parole. Però voi nel territorio non siete padroni neanche di voi stessi, perché voi siete vincolati all'Europa. Basta, quindi voi non decidete niente. Voi, tutti i cittadini, voi politici, voi politici e noi italiani le conseguenze. Quindi è nulla essere accumulato. Questo non potete risolvere niente. Stop. Che facciamo? Secondo me sì, e questo è il motivo per cui non hanno votato, per non andare a casa. Non vi hanno votato per mandarvi proprio a casa, l'hai detto tu. Va bene, ma non è così, effettivamente è un periodo difficile, no, ma io condivido, guardate, non mi troverete mai che vi venga a dire oddio quanto va bene, ma dai, ma perché la scoperta? Assolutamente, ma come mica sono pazzo, cioè, è come credo a nessuno di voi. Il momento è quello che è chiaro che le cose non vanno, quello che diciamo è che abbiamo un governo nazionale che sta governando da 5 mesi in un periodo di estrema difficoltà, lo sapete, però effettivamente qualcosa di buono lo sta facendo. Diamo tempo anche al governo di vedere un po' che fa, perché non è che c'è la bacchetta magica per risolvere. Obiettivamente la regione ancora deve fare il primo intervento, il presidente Rocca di insediamento, per cui cioè, gli assessori l'avete letti ieri la giunta, cioè io direi un po' di tempo diamolo in questo, nel frattempo utilizziamo, sono perfettamente d'accordo su tutti gli interventi che sono stati fatti di presenza sul territorio, di dare veramente modo pure al territorio di essere presenti, comprendo tutto, l'astensionismo è una piaga assurda che non deve esserci, però in tutto questo vi dico, noi governiamo il paese da 4 mesi, la regione ancora dobbiamo iniziare, perché la verità è che dobbiamo ancora iniziare. E questo mi sento di dire un po' di fiducia va data, anche perché guardate, a dire va tutto male, è la cosa più semplice del mondo, non ci vuole niente, anzi trasferiamo soltanto quella che è il modo di vedere tanto va tutto male, no, io mi sento invece di dire il nostro è un paese che ha tutte le condizioni, le caratteristiche per rialzare la testa, rimettere in cammino la speranza, proprio grazie a tutti i nostri piccoli, medi, grandi imprenditori, perché le fortune le fanno sempre loro, sono la spina dorsale, certo il governo e innanzitutto le regioni li dovrà accompagnare. Però abbiamo davanti a noi un giubileo nel 2025, Roma sarà probabilmente sede di Expo nel 2030, le condizioni ci sono, la giunta, Rocca sanno benissimo che questa è l'ultima occasione, non ci sono scuse, il PNRR saranno nostri, dell'Europa, di tutti, ma ci sono soldi da spendere in questi anni per fare cose importanti, per intervenire nelle infrastrutture, per rimettere in moto la nostra economia. Noi il compito della politica è quello di affiancare sempre più possibile le piccole e medie imprese, far crescere questo paese. Se non cresce il PIL del paese non ci sarà occupazione, non ci sarà niente. Per cui io mi permetto di dirvi, soltanto con la negatività non combiniamo niente. Io questo lo sento, mi sento proprio di dire. Un po' di speranza la dobbiamo dare. Grazie.